Buongiorno a tutti, eccomi tornata con la 7 Toddler Challenge. Siamo al quarto giorno, se non ricordo male. Mancano ancora 4 giorni prima del passaggio di età. Esatto, e la situazione si sta facendo davvero davvero critica, perché Veronica non riesce a gestire tutti i bambini da sola, ha bisogno di dormire, è stanca. Quindi per questo, grazie anche ai vostri consigli, sono andata a posizionare la macchina del caffè. Quindi io quasi quasi gli farei subito bere un caffè. E prepara del caffè. E poi abbiamo parecchi bambini, cioè se non tutti, sono tutti svegli. Molti sono infuriati e alcuni sono tristi, e sono soltanto le 2 di notte. Quindi direi che poi è necessario chiedere l'aiuto della babysitter. Non posso però chiedere l'aiuto del maggiordomo, in quanto non ho l'espansione dove c'è il maggiordomo. Quindi dovrò soltanto chiedere aiuto alla babysitter. Però almeno ci sarà qualcuno che ci darà una mano. Quindi siamo pronti? 3, 2, 1, partiamo! Allora, intanto Veronica la mandiamo a fare colazione, a farsi il caffè. Poi, vediamo un po' cosa abbiamo. Lucas è molto infuriato perché ha bisogno di mangiare. Ok, ha bisogno di lavarsi, ha bisogno di divertimento. Oh mio Dio. Quindi facciamo così. Facciamo una cosa. Allora, altre scelte, azioni e forma un gruppo, aggiungiamo tutti i bebè e poi facciamo venire i bebè tutti qui, vai qui insieme. Poi Veronica chiama la babysitter, assolutamente, quindi allora chiama per un servizio, decisamente. Vediamo quanto ci vuole per questo caffè. Intanto ecco qua tutti i bambini che stanno arrivando. Il caffè è pronto, quindi prendi la bevanda. Poi direi di preparare qualcosa da mangiare, quindi cucina e prepara, vediamo un po', facciamo uova e toast, formato festa, così poi per domani mattina a colazione ci sarà qualcosa da mangiare. Allora, chiamo per un servizio e facciamo, ecco qua, babysitter. Allora, facciamo una cosa, voi intanto giocate un po'. E disegna anche tu, vieni qua e facciamo, disegna con il lama, e poi magari Veronica vieni qua, accendi la TV e guarda la TV. Vediamo un po' quanto ci vuole per questo caffè. Dai poverini, non ce la possiamo fare. Steve Payune. Grazie a Dio, fra poco arriverà la babysitter, grazie a Dio. Quindi, intanto brava, prepara da mangiare. È arrivata, grazie a Dio, la babysitter. Quindi facciamo... ok, entra pure, eccola qua. Vediamo se entra. Perché non entri? Dai, altre scelte amichevole. Chiude la sua giornata, vediamo un po', perché non fai niente? Ok, meno male, siamo partiti con la babysitter, quindi veniamo qua e facciamo pannolino, per favore. Tu di cosa hai bisogno? Mamma mia, che casino che stanno facendo. Conforto. Poi facciamo chiedi del bagno. Poi facciamo chiedi anche tu del bagno. Ok, finalmente è pronta la colazione, quindi prendi una porzione insieme, venite qua tutti a mangiare da bravi. Intanto Veronica, fai un pisolino che hai bisogno. Vediamo un po', dai, da bravi, prendete tutti un piatto e mangiate, eccoli qua.
Certo, tu perché sei qui a parlare con la babysitter? Non dovete chiacchierare, dovete lavorare assolutamente. Dai, entrate. Poi qua ci sono un sacco di pasticci da sistemare. Cosa c'è, piccolina? Vieni qua e mangia uova e toast. Hai bisogno di mangiare, vieni qua. Oh mio Dio, è tutto rosso. Aiuto. Dai, mangia uova e toast. Tu invece anche tu hai fame, quindi vieni qui e mangia uova e toast. La babysitter nel frattempo dov'è finita? Cosa stai facendo lì? Aiutaci un po' con questi bambini. Allora, facciamo... chiedi una bevanda, poi facciamo... chiedi del bagno. Poi... tu hai bisogno di conforto, quindi vai a chiedere un po' di conforto. Tu, Francesca, hai bisogno di mangiare... di andare in bagno, insomma avete bisogno di tutto, quindi chiedi del pannolino e poi magari altre scelte, aiuto e facciamo bagno, vediamo un po'. Oddio, stanno addormentando tutti, quindi avete anche bisogno di andare a dormire. Allora, guardiamo un attimo, lei non ha tantissimo bisogno di dormire, lei nemmeno quelli che hanno più esigenza, tipo lei, che adesso però sta parlando con, insomma, con la babysitter. Lui sta dormendo, sì, là per terra, bene, perfetto. Poi magari vieni qua e usa il vasino. Lucas fortunatamente è l'unico che non ha quasi troppe richieste, ha soltanto bisogno di un bagnetto. È l'unico, l'unico. Quindi chiedi del bagno, vediamo un po'. Hanno tutti bisogno del bagno, ragazzi, non è affatto semplice. Ultimamente stanno avendo tutti un sacco di problemi, non so come gestire. Allora adesso stanno mangiando. Lui sta andando a chiedere appunto per il bagnetto, intanto si è riposata abbastanza Veronica? No, non ancora, quindi facciamola dormire ancora un po', poverina. Vediamo un po'. E poi Lucas è andato a chiedere del bagnetto, sì no piccola lei sta dormendo per terra, no! Allora tra l'altro ha anche bisogno di mangiare, quindi vieni qua e mangia uova e toast. Da brava, sei molto infuriata perché hai fame, dai vieni qua e mangia da brava. Poi tu, ma si stanno addormentando tutti, aiuto, tu hai bisogno di mangiare, quindi vieni qua e mangia uova e toast. Cioè guardate la situazione, che casino che c'è, aiuto, panico, panico. Lui intanto è a fare un po' di pipì sul vasino, bravissimo. È andato in bagno da solo, lui è l'unico indipendente, quindi almeno quello lo può fare da solo. E tu sei soltanto stanca, quindi fai una cosa da brava, vieni qua e dormi. No, proprio più che dormire hai bisogno di un bagnetto, quindi anche tu vieni qua. Bolle di sapone alla babysitter. Veronica si è svegliata, sì, quindi magari facciamo una cosa, butta via qui e poi prendi posa al bucato. E qua prende e sposta il bucato e aggiungi all'asciugatrice. Così almeno il bucato l'abbiamo sistemato. Vediamo un attimo se arriva. Eccola qua. Tra l'altro è lo stesso, molto stanca, disagio, perché ancora sonno non è bastato. E sono soltanto le 9 del mattino e ci sono altri vestiti sporchi. Bene. Perché non hai sistemato qui? Butta via. Grazie. E poi abbiamo detto asciuga il bucato. E poi prende e sposta il bucato e aggiunge l'asciugatrice. Poi lei invece, Ariel, ha bisogno di divertimento, di un bagnetto, quindi vieni qua e facciamo, chiedi del bagno alla babysitter. Lei ha bisogno del bagnetto, però intanto il bagno è occupato, quindi vieni qua e dormi. Dove sei? Cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? No, stai facendo i capricci, piccolina. Piccolina, dai, fai fare le nanne un pochettino, da brava. Lui sta dormendo. Lucas, ma Lucas è felice, fantastico, è l'unico. Però ha bisogno di un po' di divertimento, quindi magari vieni qui e gioca Forma Sim, anche se in realtà sta già giocando qua fuori. Lui è l'unico che è felice, chissà perché, chissà perché. Poi Mattia sta dormendo più o meno e dorme magari meglio qui. Andrea
Dov'è? È quello qua che sta dormendo. Guarda che carini, guardate. Stanno dormendo sulla poltroncina, sono tenerissimi, guardateli che belli. Poi, Mattia invece è molto infuriato per quale motivo? Dove sono tutti quanti? Perché hai bisogno di attenzione? Sei sporco, aiuto, e sei anche stanco. Quindi facciamo una cosa: continua a dormire un attimo, poi vieni tu a fare il bagnetto. E te invece stai andando a dormire, perfetto. E lei, Ariel, sta facendo il bagnetto. Ariel è una piccola creatura indifesa, sì, però dai, adesso stai facendo il bagnetto. A proposito, Veronica invece dov'è finita? Vieni qua e prendi e sposta il bucato, ok, non possiamo farlo perché abbiamo l'asciugatrice che è occupata. Vediamo un attimo, intanto qua il bagnetto sta procedendo bene. Sì, dai, poi quasi quasi chiediamo anche aiuto con il vasino e chiediamo aiuto a Veronica. Poi un'altra persona, un altro bambino che ha bisogno del bagnetto, chi è? Lei è a posto, lei ha bisogno del bagnetto, quindi vieni qua, chiedi del bagno e facciamo sempre, chiediamo alla babysitter. Sì, dai, lei ci sta aiutando un pochettino, intanto Veronica sta bevendo ancora un po' di caffè, ma ne avevi già uno qui? Dai, bevi con disperazione, vai, vai. Dai che ti dà una carica. Poi vai da lei. Prima bevi con disperazione però. E poi qua facciamo insegno a usare il vasino e facciamo insegnare ad Ariel. Eccola qua. Brava, bevi, bevi che così si caricano le ricaricano le energie. Poi chi sta andando a fare il bagnetto adesso? Lei? Sì, potrebbe andare lei, quindi quasi quasi vieni qua. Chiedi del bagno. Perfetto. Ottimo, vediamo se va. Dai, vai. Vai a chiedere del bagnetto, che hai bisogno assolutamente di andare. Vai, vai, dai. Perché sei qui ferma? Vai. Ok. Poi un'altra persona, un altro bambino che ha bisogno del bagnetto è Francesca, quindi vieni qua, chiedi del bagno e chiediamo del bagno a Veronica. Qua l'asciugatrice ha finito. Vediamo, mi sa proprio di sì, quindi prendi e posa il bucato. Lei che è qui, che ha bisogno del bagnetto, è Lisa, vieni qua e chiedi del bagnetto. È balbetta e balbetta bolle di sapone. Vediamo un po'. Oh, Veronica è crollata, quindi poi la facciamo venire qua, la facciamo dormire assolutamente. Volevo insegnare anche a tutti a fare ad utilizzare il vasino, perché così almeno si possono arrangiare. Intanto Lucas, di lui non ci preoccupiamo perché è abbastanza soddisfatto, ha solo bisogno di dormire, quindi magari vieni qua e dormi che così lui è a posto. Poi c'è Mattia che ha bisogno del bagnetto e adesso sta dormendo, quindi poi vieni qua e chiedi del bagno alla babysitter, visto che Veronica deve andare a dormire. Poi lei ha imparato con il vasino e no, aiuto con il vasino di nuovo. Hai bisogno anche te di essere lavata decisamente e di energia, quindi intanto già che sei qua dormi, perché Veronica è andata a dormire, quindi dormi. Poi Mattia, ok, sta continuando a dormire, poi facciamo che anche lui ha bisogno di un bagnetto, quindi facciamolo venire qua e chiedi del bagno. Bene, ma la babysitter non si può occupare del bucato, mi sa proprio di no. Cosa c'è adesso? Cos'hai? Bolle di sapone? No, basta, bolle di sapone basta. Facciamo. Hai bisogno no, del vasino, no, di dormire, di attenzione. Quindi facciamo che balbetti un attimo, poi vai a dormire. Quindi vieni qua e dormi. No, se n'è andata. No, ma possiamo richiamarla? No, se n'è andata, è difficilissimo, quindi adesso senza la babysitter che ci stava aiutando parecchio.
Andrea ha molta fame, ok, dai, quanto ci vuole. Andrea, sei tu? Non mi ricordo mai i nomi. Sì, eccolo qua, vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Se è rimasto qualcosa, sì. Vieni qua e mangia uova e toast. Poi, questo è da ripulire perché è andato male, così come questo. E anche qua è avariato il caffè, decisamente. Poi abbiamo un altro piatto qui e un altro piatto qui. Poi bisogna cucinare nuovamente qualcosa. Allora, abbiamo Ariel che è triste perché ha bisogno di divertimento. Quindi a questo punto, dai, divertiti un po' qui, gattonaci dentro. Poi vieni qua e facciamo, gioca nella vasca delle palline. Lei sta dormendo e ha bisogno di divertimento. Quindi vieni qua e anche tu gioca nella vasca delle palline. Poi c'è Lisa. Lisa ha bisogno di divertimento, quindi facciamola venire qua, scivola, facciamo arrampicati, poi vieni qua e gattonaci dentro. Poi hai bisogno di dormire e di mangiare qualcosina, ok? E Andrea ha assolutamente bisogno di dormire, decisamente, quindi vieni qui nel lettino e dormi. E Veronica, adesso però ti devi svegliare. Sì, dai, hai riposato abbastanza. Come prima cosa direi di prendere e posare il bucato e poi di spostare il bucato nell'asciugatrice. Assolutamente. Vediamo se arriva. Perfetto, e poi prendi e sposta il bucato e lo mettiamo nell'asciugatrice. Ottimo. Ah, i vestiti me li lasci qui così? Bene. Sì, forse perché non c'è un armadio effettivamente qui. Comunque, vediamo un altro bimbo che ha bisogno del bagnetto, che così già che ci siamo, glielo facciamo fare. E Mattia ha bisogno del bagnetto, sì, quindi vieni qua, chiedi del bagno, che tanto lui dov'è? Eccolo qua che sta arrivando. Poi dobbiamo mettere in frigorifero il cibo perché altrimenti va a male come questi qua, mannaggia. Ok. Dai, fagli il bagnettino a Mattia. Sono le tre, aiuto, sono soltanto le tre del pomeriggio. Bene. Lui sta dormendo, quindi poi ha bisogno di divertimento e di attenzioni perché lui è indipendente, però ha comunque bisogno di attenzioni. Lisa. Bagnetto no, però ha bisogno di dormire, quindi poi vieni qui e dormi quando hai finito di giocare, molto infuriata perché è stanca, ok, vieni a dormire. E Francesca sta dormendo, poi ha bisogno del bagnetto, quindi vieni qua, chiedi del bagno a Veronica. Lucas sta giocando, però adesso inizia ad avere un po' bisogno del vasino, quindi chiedi aiuto con il vasino a Veronica. Ok, Veronica sta di nuovo per crollare perché è parecchio stanca. Allora, cosa sta succedendo qui? Tu cos'hai? Controlla il bebè, fai delle facce buffe. Lei ha, ok, è semplicemente stanca. Quindi, Veronica, vieni qua e mettila a letto. Metti a letto. Poi chi sta piangendo? Stanno facendo tutti i capricci, poverini. E lui si sì, lo sta mettendo a letto, perfetto. Voilà. Ok, lui è a posto. Mattia è crollato, ha bisogno di dormire, quindi c'è un lettino libero da qualche parte. Sì, qui dormi. Poi, lei invece, Lisa, ha bisogno di dormire. Adesso dov'è? È qui fuori a giocare, però hai anche fame, quindi facciamo che chiedi del cibo oppure apri, ecco qua, e facciamo, mangia la macedonia di frutta. Vediamo se la può prendere da sola, non ho mai provato. No, infatti. Quindi facciamo, apri, mettiamo la macedonia di frutta qui e poi facciamo, mangia macedonia di frutta. Perfetto. Poi Ariel, dov'è? Eccola qua, si è addormentata. Veronica sta andando a divertirsi, sì, poverina, concediamoglielo.
Lui è molto infuriato perché ha fame, quindi anche tu vieni qua, apri e quindi mangia la macedonia di frutta. Prendi una porzione. Esatto, dai, vai, vai. E poi abbiamo Melissa che è sveglia e ha bisogno di attenzione, quindi vieni qui e chiedi conforto, poi facciamo gioca e poi facciamo, cambiamo il pannolino e facciamo abbraccio affettuosamente, poi chiedi anche del bagno, facciamo fare un po' tutto a Melissa, che così magari lei si tranquillizza un attimino. Vediamo un po'. Chiedi del pannolino, un abbraccio, che dolce, poi chiedi del bagno. Veronica ha nuovamente bisogno di energia, quindi prepara del caffè. Però è in bagno adesso, sì, quindi quasi quasi potevamo farle fare la pipì, effettivamente. Usa. Poi asciuga e poi fa il bucato e aggiunge alla lavatrice. Stanno dormendo tutti i bambini tranne Mattia che è qui, quindi c'è un lettino libero da qualche parte, eccolo qui, dormi. Così dormono tutti. Perfetto. Ok, sono le 7:30 di sera, sono quasi le 8 e stanno dormendo tutti i bambini. Intanto Veronica si sta bevendo un caffè con molta calma, devo dire. Bevi con disperazione, va, è meglio. Melissa ha molta fame, si è svegliata, quindi Melissa ok, sta andando già a prendere da mangiare e anche Lisa ha molta fame e quindi prende una porzione. Così Veronica riesce a fare un attimo questi due lavori di casa. Vediamo un po'. Il bucato, perfetto. Poi c'è anche il vasino da pulire. Pulisci e poi pulisci la vaschetta, sì, assolutamente puliamola e poi prendi posa al bucato. Ah no, prima dobbiamo asciugarlo, certo, asciuga il bucato. Perfetto. E qui lava il bucato. Qua il vasino non l'hai pulito, quindi pulisci, dai, grazie. E poi c'è qualche bambina che ha bisogno di un bagnetto, lei, quindi magari facciamo che abbracci affettuosamente e poi altre scelte, no, cura del bebè, fai un bagno con la schiuma. Poi Melissa anche lei ha bisogno del bagnetto, quindi vieni qua, chiedi del bagno. Questi intanto li mettiamo lì in frigorifero così non vanno a male. Allora, intanto, visto che il bagnetto lo sta facendo un'altra bambina, tu vieni qui e dormi. Dai, vai a dormire un attimino. E intanto Veronica fa il bagnetto a lei, quindi altre scelte, cura del bebè, fai un bagno con la schiuma. Ah, niente, si è messa a fare le nanne, quindi vieni qua, Veronica, che hai un attimo di tempo per farlo e dormi. Dai, vieni, che stanno dormendo tutti, così ti puoi riposare un pochettino. Ottimo, stanno dormendo tutti, è mezzanotte, quindi ormai mancano 3 giorni al passaggio di età. Esatto, dobbiamo resistere ancora 3 giorni. Esatto, dobbiamo resistere ancora 3 giorni. Devo dire che non è per niente semplice gestire tutto, perché hanno tantissime necessità e anche con l'aiuto della babysitter è comunque molto difficile. Ci ha dato sicuramente una mano, però come potete vedere hanno tantissime necessità ed è davvero davvero difficile stare dietro a tutto, però non voglio assolutamente mollare, voglio riuscire a completare questa challenge, anche se poverini, alcuni sono sempre molto tristi, hanno insomma, fanno un po' di pasticci, dovremmo sgridarli per questo. Ma lei cosa ci fa qua? Perché stai dormendo qui? No, poverina, vieni qua nel tuo lettino e dormi. Vediamo un po' se si sveglia, così la facciamo venire di qui.
lei è andata a letto. Vediamo se riusciamo ad arrivare a domattina senza che nessuno si svegli prima di un certo orario. Si è svegliato qualcuno? Sì, chi si è svegliata? Francesca. Quindi, Francesca, sai cosa devi fare? Devi dormire di nuovo. Dormi almeno fino a domattina, dai. So che hai bisogno di mangiare, però. Ok, arriviamo a domattina se ce la facciamo. Sono le 2, le 3. Chi si è svegliato adesso? Dai, anche tu dormi un attimo, dopo domattina mangiate, dormi ancora un attimino, da bravo. Si è svegliata ancora una bimba, si è svegliata Francesca, sì, lei ha decisamente fame, decisamente. Prima di chiudere l'episodio, controlliamo insieme tutte le necessità dei nostri bebè per vedere quello che mi aspetterà nel prossimo episodio. Partendo da Lucas, ha bisogno soltanto di mangiare, che è la necessità che un po' li accomuna tutti, poi ha bisogno di un po' di attenzione, però almeno l'igiene, l'energia e tutto il resto sono completamente verdi. Anche Mattia ha dormito abbastanza, anche lui è pulito. Cosa che invece nello scorso episodio, se vi ricordate, erano tutti belli sporchi, quindi almeno per la pulizia siamo andati avanti, abbiamo fatto un passaggio in più, siamo riusciti insomma a pulirli quasi tutti. Poi Andrea, anche lui, la pulizia, la vescica, l'energia sono completamente verdi. Anche qua abbiamo però bisogno di attenzione, anche lui ha parecchia fame di divertimento. Poi c'è Lisa, divertimento e attenzione, però almeno tutti hanno riposato abbastanza e sono belli puliti, tranne lei, Francesca. Francesca ha bisogno di essere pulita, ha bisogno di mangiare, quindi di lei dobbiamo ricordarci nella prossima giornata. Ariel, lei ha bisogno soltanto di mangiare, di attenzione, e Melissa, anche lei ha bisogno di essere lavata. Quindi abbiamo Melissa e Francesca che hanno bisogno di un bagnetto e poi sono tutti belli puliti, hanno soltanto bisogno di mangiare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su per supportare la serie, ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto. Ciao!